Oggi vorrei continuare l'argomento che abbiamo iniziato nello scorso video, quello di come affrontare la paura di parlare in pubblico. Affrontare la paura di parlare in pubblico. Non so se anche voi avete questa difficoltà. Per me è un ostacolo abbastanza grande. E come abbiamo visto nello scorso video, vi raccontavo la mia esperienza di come utilizzo il mio lavoro, la mia passione per il cucito, per confrontarmi con questa paura. La conoscenza della materia mi aiuta a poter parlare sentendomi relativamente sicura. Sì, ma mi direte, non è che ogni argomento di parlare in pubblico lo si possa girare su una cosa che conosciamo bene e che riusciamo così ad affrontare meglio la difficoltà. È vero, avete ragione, ma dal mio punto di vista, parlare in pubblico, come magari anche altre insicurezze che abbiamo, è una sorta di allenamento. Dunque, se ci alleniamo parlando di un argomento che conosciamo bene, possiamo un po' rompere il ghiaccio e riuscire a varcare quella soglia dell'impossibilità del poterlo fare. Così che quando potrebbe capitare un'altra volta questa difficoltà, in questo caso di parlare in pubblico, possiamo sempre far riferimento nella nostra testa a quella volta che ci siamo riusciti. Già, perché a volte capita che la difficoltà più grande sta proprio in noi stessi. Siamo noi che pensiamo di non essere capaci, di non riuscire, di fare una figuraccia e tutto questo. Poi, all'apparenza, a giudizio magari delle altre persone, siamo stati anche bravi. Infatti, sinceramente, a me capita molto che mi dicono: "Oh, ma che brava Barbara, come sei stata brava a parlare in televisione, eri sciolta, si vede che sei a tuo agio." A me viene sempre da sorridere perché non è affatto così, ma questa è l'impressione che appare. Vi avevo annunciato che questi sarebbero stati una serie di video in cui andavo ad approfondire questi argomenti, ma come vedete continuo a gesticolare perché io non sono tanto capace a stare con le mani ferme. Ho pensato di trasferire questa idea di continuare a parlare con voi attraverso dei podcast. Ma chiaramente, se l'idea vi piace, iscrivetevi al canale così non perderete tutte le informazioni. Ciao, a presto!